Sono il primo aviere Manfredi Rizza del centro sportivo dell'Aeronautica Militare. Sono un canoista, gareggio nella specialità del K1 200 metri. Ho partecipato alle ultime Olimpiadi di Rio, classificandomi sesto. Sono attualmente il campione italiano di specialità. Ho qualificato la barca per le Olimpiadi di Tokyo nell'ultimo mondiale nel 2019 a Szeged. Ho iniziato a fare canoa come molti altri ragazzini, spinto dai genitori che mi avevano proposto di provare a fare questo sport che in realtà neanche conoscevo. Pian piano con gli anni la mia passione è cresciuta e insieme alla mia passione è cresciuta anche la mia ambizione. Gli obiettivi sono diventati sempre più impegnativi fino ad arrivare addirittura a pensare di poter fare l'Olimpiade. L'obiettivo è molto alto, quindi gli allenamenti sono impegnativi e ovviamente mi alleno tutti i giorni, più volte al giorno. L'impegno richiesto al fisico è molto importante. Sfortunatamente quest'ottobre sono rimasto contagiato dal virus del Covid. Questo ha segnato una grossa battuta d'arresto sia per gli allenamenti sia per quanto riguarda l'attività sportiva in generale. È stato difficile riuscire a superare questa situazione proprio perché la sensazione di sentirsi debilitati e di veder sfumare tutto il lavoro fatto fino a quel momento è forse l'incubo peggiore di ogni atleta. Fortunatamente non ho avuto complicazioni respiratorie. Questo mi ha permesso di ricominciare il quanto prima con gli allenamenti, anche grazie al fatto che sono stato prontamente e ottimamente curato. E adesso sono super contento e super motivato. Adesso l'obiettivo ovviamente è cercare di prendere una medaglia all'Olimpiade, che sia, diciamo, la più preziosa possibile, non diciamo altro. L'obiettivo è quello lì. Io sono guarito, però la mia avventura, tra virgolette, col Covid non è ancora finita. Infatti c'è ancora una cosa che io posso fare e anche altri possono fare, ossia donare il plasma. È importante perché in questo momento gli ospedali ne hanno bisogno, si tratta di un semplice prelievo. Se se ne ha la possibilità, si faccia l'esame sierologico e eventualmente si doni il plasma. Io lo farò e spero che anche altri lo facciano con me.